Noi cerchiamo di tenere le aioline vicino a casa, davanti a casa, più in ordine possibile. Ora c'è stato l'ordine giustamente di togliere l'erbaccia, e tra l'erbaccia toglievano anche le piante, ecco, che fanno bella la strada. Sono destinate a diventare le aiuole della discordia, quelle curate da alcuni residenti in via Masaccio ad Arezzo, proprio lungo il viale. Curate per renderlo così più colorato e soprattutto grazioso. C'è il signore che addirittura cura tutta, cura tutta la strada praticamente. E io faccio davanti a casa mia, cerco di tenerle più in ordine possibile. Il comune ha effettuato i consueti lavori di manutenzione tagliando le erbacce, ma nel contempo sono state rase al suolo anche le piantine. I residenti non ci hanno pensato due volte a chiamare la nostra redazione in difesa dei fiori che con tanto amore erano stati piantati. Sembrerà una questione futile ai più, ma evidentemente per gli abitanti di via Masaccio il verde e il colore dei fiori è una cosa importante. Come dargli torto? Noi si è chiamato il comune in modo che perlomeno i fiori, le aioline tenute per bene non venissero toccate. Loro hanno detto che la manutenzione è di togliere l'erba, vorrebbero che tutta la strada fosse in ordine, però io... Sono salvi questi fiori? Questi qui sono salvi, per il momento sono salvi, bisognerebbe che ognuno che ha queste aioline davanti a casa ci tenesse un pochino di impegno a tenerle in ordine.